Ciao, sono William Bisacchi e per questa rubrica dal cantiere di Nuova Finestra vorrei parlarti di un progetto che feci nel 2012, quindi un vecchio progetto, però dal quale prendere alcuni spunti interessanti per lavorare meglio anche nel 2023. Ecco, in questo progetto ci è successo di partecipare, quindi abbiamo collaborato a far vincere un premio agli architetti che hanno disegnato appunto il progetto e quando abbiamo iniziato a lavorare non sapevamo che avremmo vinto un premio all'architettura dell'Ordine degli Architetti di Forlì Cesena. E lo spunto è questo, dire quando un serramentista lavora dovrebbe avere una passione, una professionalità, una voglia di fare bene il proprio lavoro come se stesse sempre concorrendo al vincere un premio. E queste sono le caratteristiche di quei serramentisti che poi hanno più successo, ma anche che lavorano con più entusiasmo e con meno fatica, perché diciamocelo, comunque stiamo facendo un lavoro che comunque non è facile, è faticoso sotto tutti i punti di vista. Quindi quando lo fai con passione e con meno fatica, insomma, è un bel risultato. Quando vai la domenica sera pensi che bello, domani e lunedì vado a fare il mio lavoro ai massimi livelli, è una grande soddisfazione. Detto questo, in questo progetto, sebbene fossimo nel 2012, gli infissi avevano delle prestazioni che non sfigurerebbero nemmeno oggi nel 2023. Infatti avevamo dei vetri doppi blindati con prestazione termica di 1.0 watt, una trasmittanza luminosa, quindi un ingresso della luce del 79% e avevamo un fattore solare del 49%, quindi prestazioni molto buone, più avevamo anche una blindatura in classe 3, quindi 5A, e avevamo un isolamento termico 1UV di fisso e vetro di 1.4 watt, che è esattamente quello che serve oggi per fare la nuova costruzione. Quindi direi che per essere circa 11 anni fa non è male. Per ottenere questo risultato, cosa abbiamo fatto? Allora, abbiamo scelto la serie più performante di Alu-K, che era una serie che si chiamava 70EV, una serie che nell'alluminio taglio termico, quindi all'interno del taglio termico, veniva inserita una schiuma poliuretanica, questo andava ad aumentare praticamente la prestazione termica. Poi i vetri sono stati fatti sempre con le cabine termiche, che oggi può sembrare che sia una cosa quasi di serie, ma ti posso assicurare o ricordare che allora non era così. Infatti io mi ricordo che andai al MAD Expo in quegli anni e in esposizione c'erano tutte le cabine ancora in alluminio, ma quelle argentate e anche colorate che potevano sembrare termiche. E allora in diversi stand gli chiesi: ma scusate un po', perché mettete la candela in alluminio che è un ponte termico lineare incredibile? Loro dicono: ma sa, è una fiera, dai, fiera, si può fare, ma poi nella realtà faremo un'altra cosa. Ecco, collegandosi al discorso che abbiamo fatto all'inizio, cioè se io ho un entusiasmo, una professionalità, una voglia di fare bene il mio lavoro, in fiera magari metto il top del top, cioè faccio ancora quel 2-3% in più. Non che faccio di meno di quello che passo della realtà, quindi magari non appartenevano a quella categoria che ho voluto definire all'inizio del video. Poi, per venire alla sicurezza, nel 2012 Alu-K aveva praticamente la possibilità di inserire dei rostri antistrappo all'interno della ferramenta. Con questi rostri, che erano rostri che molto robusti in alluminio presso fuso, la ferramenta prendeva la certificazione classe 2, cioè tutto l'infisso. Sappiamo che un infisso in classe 2 è fatto sia dalla prestazione della ferramenta ma anche quella del vetro, e del vetro occorrerebbe un vetro P4A, ovvero un vetro che almeno abbia 4 PVB, 4 strati di PVB da 0,38 nella lastra esterna. Noi, siccome i clienti avevano un estremo bisogno di sicurezza perché sono vetrate molto grandi e il vetro è la cosa che fa sempre paura ai clienti e non è una provvista di schermature, abbiamo detto: mettiamo almeno un vetro di una classe superiore, quindi mettiamo un vetro RC3, quindi un vetro P6, P5A, quindi un vetro con almeno 6 plastici di PVB. E questo vetro è vero che non è allineato alla ferramenta, però ci consente di fare un compromesso, perché delle volte nel nostro lavoro compromesso da fare, che abbinato questo compromesso a un sistema d'allarme a barriere, come avevamo consigliato, quindi qualcosa con delle barriere a infrarossi che iniziano a scattare quando uno oltrepassa questi raggi infrarossi, prima che inizi a scassinare il fisso, è qualcosa che inizia a garantire una sicurezza che è in linea con quella che desideravano i clienti.
Poi, parlando di finiture, perché per vincere un premio di architettura, la finitura è fondamentale. E la casa, cioè, era praticamente tutta nei toni di bianco, un po' di tortora nel piano interrato, e abbiamo consigliato assolutamente di utilizzare dei vetri stracchiari, perché un vetro che tira sul verde, quando lo abbino a un colore, un bianco così sparato, è qualcosa che fa venire fuori ancora di più quel verde bottiglia del vetro, e è molto brutto. Il vetro trasparente, come sai, ha del ferro all'interno della pasta che gli fa prendere questa caratteristica di colore verde. E più il vetro è grosso, e noi avevamo dei vetri P5A, quindi avevamo messo dei vetri da 6 più 6 mm, quindi 12 mm sul lato esterno e 4 più 4 sul lato interno, quindi avevamo 20 mm di vetro. Con il vetro trasparente sarebbe stato verde come una bottiglia della Bex. Invece con l'extrachiaro abbiamo mantenuto un tono di vetro molto neutro e l'abbiamo abbinato alla finitura ossidata. L'ossidazione è la grande forza dell'alluminio, gli dà praticamente una resistenza nel tempo agli agenti atmosferici e all'invecchiamento molto migliore di una verniciatura. Abbiamo meno scelta, ma alcune di queste scelte sono molto belle, come quella dell'acciaio, della finitura effetto acciaio scelta per questo progetto. Ecco, a differenza dell'acciaio vero, il vantaggio qual è? È che è più facile da pulire e non gli lasci le ditate caratteristiche che lasci dell'acciaio inox, perché l'acciaio inox è indistruttibile, bellissimo, ma oltre ad essere molto costoso è anche un po' delicato della pulizia. Però collegandomi all'acciaio inox mi viene in mente che in questo progetto avevamo praticamente tipo una torre di vetro che andava a dividere i due elementi invece in muratura che facevano il progetto stesso, no? Quindi in questa torre di vetro avevamo una porta d'ingresso che era l'ingresso principale molto scenografico di questa villa, e gli architetti volevano un'apertura bilico circa da 3 metri per 3 metri, 3 metri per 3 metri, cui il peso in palo di un vetro del genere in alluminio è molto difficile da realizzare. Così cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso dei profili in acciaio taglio termico, abbiamo creato in maniera artigianale questo bilico molto bello e molto scenografico, e abbinato alle altre parti della torre di vetro che erano vetrate fisse che si potevano fare tranquillamente in alluminio, non si vedono differenze di tonalità, e il progetto è venuto molto molto bello e ha permesso agli architetti di poter vincere questo premio. Agli architetti, diciamo, ma poi a tutti gli artigiani che hanno collaborato. E per parlare appunto degli artigiani, mi viene in mente quando posavamo tutti questi infissi con dei nastri termoespandenti, che erano i primi anni che si utilizzavano, quindi sia l'impresa edile ma anche gli elettricisti, gli idraulici, dicevano: ma che cos'è che fate? Cosa sono queste spugne nere che usate? Perché non usate il silicone? Perché tutti erano abituati a vedere delle cartucce di silicone, invece noi avevamo questo nastro che praticamente era fatto cuneiforme, quindi c'era una parte che si poteva comprimere di meno, una parte di più. La parte che si comprimeva di più, essendo più compresso, creava una barriera al vapore naturale, così avevi la barriera al vapore, avevi l'isolamento termico, l'isolamento acustico, la durata del tempo, e già allora è stato un lavoro fatto come si deve. E mi ricordo che questo tipo di nastri li ho usati per la prima volta a casa mia, perché come ogni serramentista con la S maiuscola che gli piace il suo lavoro fa gli esperimenti a casa propria. Era il 2007 e avevo smesso di posare gli infissi con il silicone, ho iniziato a usare questi nastri che consentono prestazioni molto migliori e più duratura nel tempo. Quindi un serramentista che vuole lavorare bene, che come abbiamo detto all'inizio dell'articolo vuole vincere un premio, se trova una tecnologia nuova che funziona meglio di quella vecchia, anche se costa di più, la usa per amore del proprio lavoro. E questo è quello che vi consiglio. Vi consiglio di amare il proprio lavoro, di informarvi, di testare e di lavorare ogni giorno come se dovessimo partecipare a una gara per vincere il primo premio. Così il lavoro sarà più facile, più bello, clienti più soddisfatti e tutto il mondo sarà un posto migliore. Ciao e ci vediamo al prossimo mese, al prossimo articolo e video su Nuova Finestra.